Siderno ha dato il via alla prima serata del tanto atteso Pizza Doc Festival l'11 ottobre, attirando appassionati di pizza e curiosi da tutta la regione. L'evento, che celebra uno dei simboli gastronomici italiani più amati al mondo, è stato impreziosito dalla presenza di personalità illustri e intrattenimento di alta qualità. Protagonista della serata è stato Daniele Gugliotta, noto per la sua passione per la pizza e la sua dedizione all'artigianato culinario. Gugliotta ha deliziato i presenti con la sua energia e le sue creazioni, affiancato da Vincenzo Fotia, riconosciuto come l'artigiano della pizza, e Antonio Giaccoli, rappresentante dell'Accademia Pizza Doc, che ha portato in scena una vera e propria dimostrazione d'arte pizzaiola. Fotia, con la sua maestria, ha mostrato l'importanza delle tradizioni, mentre Giaccoli ha sottolineato il valore della qualità certificata che l'Accademia promuove a livello internazionale. Ad animare la serata ci ha pensato Emiliano Evans, che ha coinvolto il pubblico con giochi, musica e momenti di interazione, mentre l'atmosfera è stata ulteriormente arricchita dalla travolgente performance dei Brigranti italiani. Il gruppo musicale ha portato sul palco un mix di ritmi popolari e tradizionali, coinvolgendo tutti i presenti in danze e canti, creando un clima di festa autentico. Telemia si trova a Siderno qui 12-13 ottobre per il Pizza Doc Festival, 3 giornate all'insegno della pizza, della positività, dell'inclusione, dello stare insieme sotto un alimento che unisce tradizione, popolazione, cultura e arte culinaria del nostro paese e della nostra penisola. In questi 3 giorni lo narreremo per la nostra emittente, lo narreremo per il comune di Siderno, che ci ha permesso di poter narrare appunto questo bellissimo evento, tantissime pizzerie presenti, tanti gli ospiti illustri come Enrico Porzio, Salvatore Lionello, Vincenzo Fotia, l'artigiano della pizza, qui da Siderno, Pizza Doc Festival. Seguiteci perché saranno 3 giorni di immersione con la pizza e per la pizza. Il Pizza Doc Festival proseguirà anche stasera 12 ottobre e domenica 13, promettendo nuove emozioni, tanta passione per la pizza e la presenza di altri ospiti illustri. Siderno si prepara quindi a vivere altri 2 giorni all'insegna del gusto, della tradizione e anche del divertimento.